Bene ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giacomo e siete sul mio canale YouTube. Bene, oggi niente da unboxare, niente da recensire, infatti niente tra le mie mani. Quindi, che si fa? Video tutorial. Andiamo a vedere un video tutorial davvero, secondo me, interessante per tutti quanti voi. Infatti, chi più chi meno, tutti quotidianamente acquistiamo su Amazon. Amazon che ha prezzi altalenanti, a volte sono più bassi, a volte sono più alti, questo dato ovviamente dal fatto che a volte ci sono promozioni, a volte i prezzi salgono e a volte i prezzi scendono. Bene, ma chi ci dice a noi se stiamo acquistando bene o se stiamo acquistando male? Bella domanda, potrebbe essere che oggi acquistiamo un prodotto che ieri costava meno e che oggi è aumentato, oppure che ieri costava di più e che oggi è diminuito, quindi potrebbe essere un buon affare. Per tutte queste domande ci viene incontro Keepa. Keepa è un plugin da installare su Google Chrome. Premetto che Keepa non mi sta pagando, quindi questo video non è sponsorizzato da nessuno. È un consiglio che vi sto dando io perché Keepa è il plugin che io utilizzo sempre quando acquisto su Amazon. L'ho scelto tra tanti, ce ne sono di vario genere. Questo è quello con la quale mi trovo meglio, che mi permette appunto di controllare e verificare nel momento in cui sto acquistando se sto acquistando bene o se sto acquistando male. Chiaramente da lì posso vedere anche lo storico per quanto riguarda questo prodotto, posso vedere i vari prezzi che ci sono su tutti gli Amazon, non solo Amazon.it, ma anche tutti gli altri Amazon, e capire se magari su Amazon Spagna, ad esempio, c'è il mio prodotto a un prezzo minore, vedere appunto in quanto potrebbe arrivare e tanti altri dettagli che insomma sono davvero succulenti e interessanti. Cos'altro dirvi? Niente, andiamo sul mio PC, vi faccio vedere come si installa il plugin, che davvero è semplicissimo, lo dovete attivare da Google Chrome e poi dopodiché nella pagina di Amazon vi troverete direttamente dentro la pagina del prodotto lo schemino di Keepa, che vi presenta appunto lo storico con i vari prezzi e le variazioni. Fantastico. Rimanete lì che lo andiamo sul mio PC e lo vediamo subito. Come si fa ad installare questo Keepa? Davvero, davvero facilissimo. Ma siamo sulla pagina iniziale di Amazon proprio perché voglio farvi vedere che se io vado a selezionare un prodotto qualunque, quindi la Fire TV Stick Elite ad esempio, come vedete qui ho la classica pagina di Amazon, quindi al di sotto qui non c'è nulla, qua non trovo niente, non ci sono dati di quel tipo di cui sto parlando io. Come fare appunto per poter installare questo Keepa? Andiamo qui, scusate, torniamo un attimo indietro, andiamo alla pagina iniziale di Google, quindi fate www.google.it, semplicemente scrivete Keepa Chrome, in questo caso io l'avevo già cercato precedentemente, quindi come vedete già mi esce la prima in alto, quindi la prima ricerca che vi esce, e la cliccate e vi trovate in questa posizione. Semplicemente dovete fare aggiungi e Keepa verrà installato. Ovviamente fate aggiungi estensione, date gli vari permessi che vi richiede. Keepa verrà installato al vostro Google Chrome. Semplicemente in questo momento lui già lo ha attivato, ma noi andiamo, per farvi vedere nelle impostazioni, andiamo su estensioni e vediamo che c'è Keepa Amazon Price Tracker, che è questo Keepa che noi abbiamo appena installato. Allora, torniamo un attimino su Amazon, dove prima appunto non avevamo nulla. Vedrete adesso che se facciamo un refresh con il nuovo plugin che abbiamo installato, scendiamo qui in basso e vediamo comparire questa bellissima schermatina. Questa qui è la schermata di Keepa, che vi fa vedere in questo caso che l'Amazon Fire TV Stick Lite è a 29 euro. Come vedete sto facendo scorrere tutti i giorni, sempre, quindi 29,90 euro se non è in offerta il prezzo standard e classico. Ma non fermiamoci qui, andiamo a vedere anche qualcos'altro così che possiate avere un'idea. Andiamo a vedere questo bellissimo orologio Lacoste, mi sembra, sì, infatti è un Lacoste, costa 28,23 euro, e andiamo a vedere l'analisi che fa Keepa, cioè tutto lo storico di questo orologio. Come vedete da marzo questo orologio nuovo è sempre costato intorno ai 59 euro. C'è un usato a 42,24 euro, comunque beh, tendenzialmente sempre costato poco meno di 60 euro. A questo punto Amazon, dopo il 4 di giugno, ha cominciato a far scendere il prezzo fino ad oggi, che è a 38,30 euro circa, come potete vedere. C'è Amazon 38,23 euro, nuovo a 31 euro. Questo nuovo vuol dire che sicuramente c'è un altro venditore, come potete vedere qui, che lo vende a 31 euro ma con 7 euro di spedizione. Quindi io mi sento, se dovessi comprare questo articolo, ma questo è solamente un esempio, che in questo momento lo sto acquistando a un buon prezzo, tenendo conto che è sempre stato intorno ai 60, poco meno di 60. A questo punto io
credo di star facendo un buon acquisto. Quindi questo è il primo dato che Kipa vi può dare ed è davvero già ottimo. Non solo questo, ma Kipa fa tante altre cose. Vi faccio vedere un altro paio di cose che sono quelle che secondo me vi servono per poter appunto utilizzare questo plugin, e sono tipo compara international Amazon price. Qui avete praticamente la comparazione in diretta di tutti gli Amazon che hanno questo prodotto. Nord America, Europa, come potete vedere qui abbiamo tutti i prezzi. Ma se io volessi vedere ad esempio da Amazon Europa a 38,23€, ipotizziamo che questo qui fosse a 20€, se io voglio vedere dal sito direttamente di Amazon Europa clicco qui e mi si apre, come potete vedere, direttamente quel sito, che in questo caso mi esce Amazon.it perché è Europa, ma se dovessi andare su America lo clicco e mi esce Amazon America. Quindi mi dice, vedete, Delivery to Italy, e infatti il sito è in inglese. Mi dice che ha $55 più $29 di shipping e import. Anche qui ovviamente mi esce la schermata di Kipa. Quindi come potete vedere non soltanto vi dà lo storico, ma anche vi fa paragonare, diciamo, i vari Amazon di tutto il mondo, quindi davvero molto interessante. Sempre guardando ora questo prodotto, giusto per andare avanti a spiegarvi, non fa solo questo Kipa, ma può fare anche il track production. Cosa vuol dire? Che noi andiamo qui e gli diciamo Amazon ad esempio 28€. Io quando questo orologio scende al di sotto di 28€, senti, fai così, avvisami che così io me lo compro. Ottimo, quindi qui ovviamente poi dovremo andare a inserire la nostra mail eccetera. Possiamo dare lo start tracking e dire per quanto tempo, quindi un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, 2 settimane, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi. Quindi davvero davvero completissimo. Come vedete vi fa anche il tracking, quindi segue un determinato prodotto per voi e vi avvisa nel momento in cui arriva la cifra che voi appunto vi siete imposti di comprarlo. Cioè diciamo che io questo orologio lo voglio comprare se arriva a 25€, quindi metto 25€, avvisami quando arriva questa cifra e sarò avvisato. Forse non ci arriverà mai, ma se ci arriverà, un giorno vi arriverà la notifica dicendo attenzione, il prodotto che hai selezionato è sceso sotto la cifra che hai richiesto. Quindi davvero davvero ottimo. Allora, quello che vi sto spiegando io ovviamente è la base per poterlo utilizzare, poi ci sono le date, i setting, insomma qui potete andare poi a spulciare un po' tutto quello che voi volete impostare, come in tutte le applicazioni, quello è proprio un discorso molto molto personale. Niente, cos'altro dire? Torniamo un attimo su Google, quindi sulla pagina iniziale di Google, e scriviamo Kipa sempre nella nostra barra di ricerca e trovate kipa.com. Se lo cliccate vi accorgete che, vabbè, io vi ho detto che questo plugin può essere installato su Google Chrome, ma come vedete è compatibile anche con altre cose, quindi ad esempio Safari, insomma i vari browser che voi potete utilizzare. Quindi in questo caso io l'ho installato per Google Chrome, ma potete utilizzarlo anche per altri browser che sono qui inseriti. Questo Kipa al momento ha anche una mobile app, quindi potete scaricare da Google Play o da App Store l'app appunto per Android oppure per iPhone. Quindi questo qua è un po' tutto quello che è il plugin. Avete visto quanto è semplice? Installate il plugin e sulla pagina principale del vostro prodotto avete tutto quello che vi serve, quindi tutti i dati per capire se state o no facendo un buon acquisto. Secondo me è davvero interessante questo plugin perché ormai Amazon è entrato un po' in tutte le nostre case e tutti, davvero tutti, ormai acquistiamo qualcosa da lì. Bene, cos'altro dire? Io vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Iscrivetevi al canale se non lo siete, siamo quasi 2000, forza che ci arriviamo. E che dire, niente, accendete la campanella, lasciate un like, campanella davvero molto importante perché se attivate tutte le notifiche vi avviseranno ogni volta che ho pubblico. Ma sì, fatevi avvisare, dai. Ah, e lasciate qualche commento così so se questo video vi è piaciuto, ok? Ciao, alla prossima!